Un ciao dalle stelle, amici di Buongiorno Cielo. Ecco l'oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 aprile. Ariete, l'aria primaverile profuma di nuovo, le voglie sono tante, i desideri sono messaggi lanciati nell'etere. La primavera è come un pugno che si apre e diventa carezza. Davvero una bella Pasqua. Auguri, giorni per osare il 9 e il 10. Toro, Giove ti coccola, ti fa innamorare e anche un po' ingrassare, occhio al pranzo pasquale. Con Giove la vita è più allegra, ma ci vuole un po' di coraggio e furbizia per far conciliare ogni rapporto e per far quadrare i conti. Giorni per osare il 10 e l'11. Gemelli, un cielo che si mette sempre più comodo e che rischia di diventare spettacolare. Lo stress accumulato quindi va smaltito in fretta, altrimenti non sarei pronto per i grandi eventi. Splendidi sogni proprio nel weekend pasquale. Giorni per osare il 6 e il 7. Cancro, la tua sarà una Pasqua dall'emozione incalzante, sotto una luna piena che non ha bisogno di parole. Tanti passi da gigante hai fatto e tanti ancora ne farai, sotto questo cielo che ti incita ad agire e perfino a parlare chiaro. Giorni per osare l'8 e il 9. Leone, ottimi riflessi, intuizioni brillanti e qualche birichinata nella testa. Sì, la primavera è proprio arrivata, ma occhio a rincorrere i progetti che per ora si dimostrano più grandi di te. Ti rifarai in un'estate eccezionale. Giorni per osare il 10 e l'11. Vergine, Pasqua per stare con chi vuoi bene e anche per riflettere, anche perché adesso l'amore ha una nota più alta, emozioni più forti, sensazioni difficili da gestire, strategie e pianificazione annullate quasi del tutto. Giorni per osare il 7 e l'8. Bilancia, una Venere complice per una Pasqua in compagnia di chi vuoi bene o di chi potrebbe diventare il tuo grande amore. È forte il desiderio di viaggiare, secondo me non mi ascolterai perché magari sei già in viaggio. Giorni per osare il 6 e il 7. Scorpione, avevi proprio voglia di creare un po' di mistero e questo santo weekend lungo arriva al momento giusto per regalarti un po' di evasione e magari per darti la possibilità di eclissarti dal solito ambiente. Giorni per osare l'8 e il 9. Sagittario, la settimana ti premia proprio nel weekend con gli effetti di una luna piena che ti invita a una bella mini vacanza. Occhio però dopo Pasqua sul lavoro perché un nodo costoso potrebbe venire al pettine. Giorni per osare il 6 e il 10. Capricorno, e se per una volta ti lasciassi andare? Dai, la primavera profuma di buono e magari rilassati nel weekend pasquale, ma da Pasquetta goditi un po' la vita e sappi che nel lavoro le conoscenze possono dimostrarsi preziose. Giorni per osare l'8 e il 9. Acquario, davanti a te si aprono molte strade promettenti, non affrettare nulla, lascia che sia il tempo a decidere per te e in amore ritorni sul podio e magari da martedì lo godrai nel variegato mondo dei sensi. Giorni per osare il 10 e l'11. Pesci, bella la luna del weekend pasquale che ti può ricaricare anche perché sei probabilmente stanco di certe situazioni che si trascinano e stanco anche di mostrarti tollerante quando sei solo paziente. Qualcosa però sta cambiando. Giorni per osare il 7 e l'8. Un ciao a tutti dalle stelle di cielo e da Riccardo Sorrentino.